inizia così il video. Cioè non c'è altro da aggiungere. Come poi? Voi già dal titolo l'avete visto. E poi sono le facce di due persone che nella prima partita sono arrivati ultima e penultima su 5. Ed è stupendo. Cioè Paulus. Io non ho più giocato dal terzo turno. E poi fate, cioè. Però il gioco è bellissimo. Ciao! Ciao! Allora dai, il gioco in questione, senza andare avanti, sì, dai, dell'unboxing di oggi è Dogs of War. Siamo un po' in ritardo, il video ammetto che l'abbiamo girato dell'unboxing un po' prima, non abbiamo resistito e l'abbiamo dovuto giocare prima di chi fa questo forza video. Andava giocato. E niente, il gioco è stato portato in Italia dalla Pendragon. Sì, dalla Pendragon Studios, ed edito dai ragazzi della Cool Mini or Not. È un gioco da 3-5 giocatori, assolutamente non cooperativo, dalle nostre esperienze della partita. Ho smesso a giocare al secondo capitolo, al secondo turno. Ma bando alle ciance, andiamo a vedere direttamente l'unboxing e poi ci vediamo le considerazioni finali. Allora, andiamo ad aprire questo cazzo di Dogs of War. Vai, vado io però. Andiamo a aprire questo gioco. Vai. Dogs of War. Ehi, ehi, un attimo. Ma dov'è questo famoso scartaggio in diretta che fate? Dovete essere seri. Non le cazzate. Dai, fatecelo vedere. Cosa lì? Ah, no, bastardo. Questo lo metto all'inizio. Perché? Non è successo niente. Ma lo vedi che è già morto? Ma non lo vedi? Vabbè, penso in gloria. Che ole! Scatola molto alta. Spero ci siano tantissime cose. Non come su un certo... No, diciamo, andiamo avanti. Ok. Regolamento, partiamo al regolamento, come in ogni gioco. Una bella grafica, molto scritto, bello corposo, vedremo poi come sarà. Solite cose da defustellare, monete, scudi casate? Sì, casate. Quella potrebbe essere la pedina per un giocatore, chissà. Questa sì. Monete, una cosa si fa interessante. Plancia enorme. Wow, wow, wow. Cioè, oh, cazzo me ne... Cioè, che mi importa del cosa? Guardate la scatola quanto è fatta bene. Guardate quanto è fatta bene questa scatola. Non ho visto una scatola migliore da... Da Small World. Da Small World. Cioè, guarda. Questa è alta efficienza. Ma veramente tanto. Allora, intanto partiamo che sotto non c'è niente. Sotto non c'è niente. E sopra c'è una scatola ben fatta sagomata. Veramente bene. Guardate gli scudi delle casate. Prima lasciateli sotto, però. Vediamo qui gli schermini dei giocatori. Ne sono 5. E sempre bene con le regole del gioco, anche un cartone abbastanza fatto bene, si può piegare, ci stanno le righe nel mezzo per la piegatura facile, sì. Quindi nemmeno che te li attenzione perché a livello di materiali si prova a candidare tra i migliori, infatti sì veramente infatti. Questi non so che sono, ma credo che siano rispecchiano i personaggi presenti nelle plance. Questi non ho idea, andremo a vedere carte. Poi carte varie, more carte più piccole. Un momento, mi sono fatto un attimo prendere dall'euforia del momento per la scatola. Andiamo a vedere il tabellone che non l'ho nemmeno aperto. Un secondo. Che sposto tutto qua. Ma guardate che immensità. Sembra figo. L'ordine di battaglia.
parte centrale andrà nascosto. Qui si metteranno le varie famiglie. Immagino sia varie famiglie. Andranno a scontrarsi l'uno contro l'altro. Qua vediamo Fanter, Chibugere, Cavaliere, tabellone delle carte, abbiamo visto tutto, così saranno i punti, questi turni, con gli anni. Cavolo, ha una grafica spettacolare questo tabellone, come anche tutto il gioco. E adesso, sì, andiamo a vedere le nostre. Andiamo a sentire cosa ne pensiamo. Saltiamo alle nostre considerazioni finali. Ma non prima di aver fatto la panoramica. La componentistica è spettacolare. Hanno saputo gestire bene la componentistica di questo veramente, gioco. Sì, tanto è una scatola che così fatta bene non vedevo da Small World. Sì, Small World e pochissimi altri giochi. Sì. Cioè, ogni spazio è creato apposta per le miniature, per le carte, esatto, cioè addirittura le varie dimensioni delle carte, ci hanno messo gli spazi per le varie dimensioni per farci entrare le carte. Io dico che è un gioco per gli appassionati, diciamo. Allora, forse dico un'eresia, però voglio permettermi di dirla. Gli appassionati del PvP. Questo è un gioco che ha una meccanica che fa interagire con gli altri quattro al tavolo altissima, cioè un'interazione altissima, quindi tu ti trovi direttamente a combattere contro la strategia dell'avversario. È un'eresia quella che ho detto, so che non è quello, però mi ha dato questo senso, mi ha dato il senso di dover sconfiggere il gioco che sta facendo l'avversario. Devo riuscire a scoprire qual è la casa dell'avversario e riuscire a togliergli più punti e guadagnarne più io. Non lo so, mi è piaciuto. Prezzo, anche se medio-alto, una cinquantina d'euro? Sì. E rimane un prezzo valido, perché, come ha detto lui, la componentistica c'è, l'avete vista. Abbiamo voluto dedicargli, esatto, abbiamo voluto dedicargli una panoramica proprio per farvi vedere. Il regolamento ci ha teso un tranello, credendo che fosse una cosa di 14.000 pagine, e invece sono state dedicate più di 8-10 pagine alla storia dei personaggi, che anche se potevate spiegarci una paginetta in più per il regolamento, però qui andiamo sul mercato TL, capito? Quindi no, dai, vabbè, dai, qualcosa di cattivo. Dai, c'era un regolamento che forse doveva essere approfondito in certi punti un pochetto meglio. Detto questo, visto e considerato che non molla la scatola lui, lascio proprio a Gaetano l'onore di dargli un voto. Tenendo conto di la grafica, la componentistica, la scatola, il prezzo e la giocabilità. Sì, il tipo di gioco, la tipologia di gioco. Io posso permettermi di dargli un 8. Uguale a me. Probabilmente potrebbe essere un 8 a bruciapelo. Sì. Condizionato dalla prima partita che abbiamo fatto. Probabile. Premesso che questo è un video palesemente di parte, infatti forse ci doveva essere a posto mio, ho portato un Davide che. Davide che diceva che ci smorzava un po'. Merda. Cioè, per me ha il difetto. Secondo me difetto anche su. Gigi ci avrebbe detto qualcosa di. No. Però. Non lo so. E niente, vi salutiamo. Se il video vi è piaciuto, vi ricordiamo di spolliciare, commentare, iscrivervi. Iscrivervi alla pagina, al gruppo, al canale YouTube. Non ci aggiunge cose che poi sono non ci casca. Poi ci siamo per dire YouPorn. No!
E quindi alla prossima. Sì, dai, ho detto tutto quello che dovevo dire. Tutto quello che dovete fare, se non lo fate, pupa. No! Niente, sto perdendo il controllo di questo gruppo. Guarda, facciamo una cosa, vi saluto io se non finiamo mai. Ciao e alla prossima. Ciao!